27 dicembre 1985, aeroporto di Fiumicino. Sono passate da poco le 9 del mattino. Un commando di 4 palestinesi fa irruzione nella sala check-in e apre il fuoco, sparando sui passeggeri che si trovano nei pressi degli sportelli della El Al, la compagnia di bandiera israeliana e dell'americana TWA. Muoiono 13 persone, mentre 76 rimangono ferite. 3 terroristi vengono uccisi dagli agenti della sicurezza israeliana che presidiano i banchi della El Al, mentre il quarto, Ibrahim Khaled, viene catturato vivo e arrestato. Negli stessi minuti, un attacco simile colpisce l'aeroporto di Vienna. La regia del duplice attentato viene attribuita ad Abu Nidal, leader dell'organizzazione estremista palestinese Fatah Consiglio Rivoluzionario, contraria ai colloqui di pace di cui in quel momento si sta facendo portavoce l'OLP di Yasser Arafat. Fiumicino, a distanza di 12 anni, è di nuovo teatro di una strage. Il 17 dicembre del 1973, un comando di terroristi palestinesi aveva lanciato delle bombe incendiarie su un aereo della Pan Am, provocando 34 vittime. In seguito a quell'attentato, il governo italiano aveva stipulato il Lodo Moro, dal nome dell'allora presidente del Consiglio. Un patto segreto con cui l'Italia garantiva ai palestinesi libertà di passaggio sul proprio territorio di armi ed esplosivi, in cambio di non essere colpita da attentati. Ma nel 1985 Aldo Moro è morto già da qualche anno e per estremisti come Abu Nidal questo accordo non ha più motivo di esistere. Diversi giorni prima di quel 27 dicembre 1985, i servizi segreti italiani vengono a conoscenza di un possibile imminente attentato a Fiumicino. Ma nonostante le informazioni ottenute con largo anticipo, le forze di polizia italiane vengono colte totalmente impreparate e l'azione dei terroristi non viene fermata in tempo.